Sono iniziate in questi giorni le vaccinazioni alle persone con determinate patologie definite categorie protette. Si parla, sulla titolo di esempio, di persone con diabete, pazienti oncologici, con problemi cardiorespiratori, che hanno subito trapianto, immunodepressi. L'elenco completo è consultabile sul sito dell'AUS Romagna. Molte persone hanno però lamentato di non essere state ancora chiamate. Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUS Romagna, ha spiegato le motivazioni di questo ritardo in un suo intervento in diretta streaming con il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. La categoria degli cosiddetti estremamente vulnerabili è stata definita a livello di Comitato Tecnico Scientifico del Ministero, sta in un documento che è la linea guida per il piano vaccinale, ed è quella che le aziende ASL devono osservare in maniera rigorosa, perché altrimenti saremmo all'anarchia in cui chiunque prende decisioni a modo suo. Quindi ci sono patologie che per chi le ha sono considerate molto gravi, ma che non fanno rientrare quella persona tra gli estremamente vulnerabili. Questo lo dico perché ricevo tante mail e telefonate di persone che dicono: io ho avuto due infarti e non mi avete chiamato. Allora, non è che dobbiamo fare la graduatoria tra chi sta peggio, però l'aver avuto un infarto, per esempio, che è una patologia grave ed è una condizione di rischio in generale grave, non è stata considerata in questo momento tra le estremamente vulnerabili ai fini della vaccinazione Covid. Le persone sono catalogate, queste patologie sono catalogate, e la regione ha fornito alle aziende un elenco che ha ottenuto incrociando tante banche dati di cui la regione dispone, le esenzioni ticket piuttosto che le schede di dimissione ospedaliere, la banca dati dei farmaci, eccetera. Per la Romagna questo elenco è un elenco di 62.000 persone. Una parte di queste sono persone che hanno più di 75 anni o più di 80, quindi in cui erano già avviate alla vaccinazione. Tutti quelli con un'età inferiore ai 75 anni che erano nell'elenco regionale hanno la possibilità di prenotarsi. E li abbiamo informati di questo tramite un SMS. Non è detto che quell'elenco che ha fatto la regione sia esaustivo, e infatti sappiamo che non lo è. Quindi abbiamo dato mandato a gruppi professionali, degli specialisti delle diverse branche che hanno in carico quelle patologie, di predisporre l'elenco dei propri pazienti, dei pazienti che hanno in carico in questi centri. E quelli progressivamente stanno ricevendo lo stesso SMS. Abbiamo fatto con i pazienti oncologici, in questi giorni lo stiamo facendo con i pazienti diabetici in carico ai nostri centri di diabetologia, i neurologici, eccetera. Esistono poi delle categorie che sono ad alto rischio se ammalano di Covid, e una per tutte: gli obesi non sono delle persone seguite, tranne una minima parte, da dei centri specialistici. Allora stiamo anche qui interfacciandoci coi medici di medicina generale, perché loro ci segnalino i loro pazienti che hanno queste condizioni, così come i medici di medicina generale ci segnaleranno i pazienti che hanno il diabete, ma che non sono ricompresi negli elenchi dei centri antidiabetici. Ci vuole un po' di pazienza, ma progressivamente stiamo ampliando significativamente quel primo elenco già numeroso che la regione ci ha fornito. Quegli elenchi vengono agganciati, i codici fiscali di quelle persone vengono agganciati al sistema CUP, e le persone, andando al CUP, possono prenotare, perché solo i codici fiscali che sono agganciati lì hanno la possibilità di prenotare, perché ovviamente qui non si tratta di una cosa facile da vedere come l'anagrafe. Insomma, è chiaro che quando diciamo possono prenotare gli over 75,
si fa presto. Quando diciamo determinate categorie c'è un percorso, un portico gogolato, ma che è indispensabile per poterci arrivare. Stiamo ampliando quegli elenchi, quindi anche qui chiedo un po' di pazienza, ma siamo già a buon punto. E poi la collaborazione che i medici di medicina generale ci stanno dando sarà veramente preziosa e non, diciamo che non è mancata, ecco.